Purtroppo ci sono due vittime in un incidente aereo che è avvenuto all'Aquila, nella zona di Fossa, nei pressi del depuratore. Per cause sconosciute è precipitato un aereo ultraleggero questo pomeriggio. Due persone che erano a bordo hanno perso la vita sul colpo. Sul posto, sono intervenute, le forze dell'ordine al 118. Le cause dell'incidente non sono ancora, chiare. Vedete la foto che è stata scattata sul posto dai vigili del fuoco dell'Aquila, che sono in questo momento ancora lì. Le due vittime sarebbero un aquilano di 70 anni, un commerciante CM le iniziali, e una donna che era con lui di 64 anni, MRU. Sul posto è in arrivo anche il pubblico ministero di turno per coordinare quella che sarà sicuramente un'indagine. Purtroppo questa notizia che turba il pomeriggio in Abruzzo, con due vittime di questo incidente di un ultraleggero che era di proprietà della persona che era ai comandi del pilota, che è molto noto all'Aquila. Noi non possiamo dare ancora i nomi perché evidentemente non siamo ancora autorizzati a questo. Conosciamo comunque la circostanza, la diamo per certa, che l'ultraleggero fosse di sua proprietà.